Il dominatore dei cieli, uno dei caccia da combattimento più letali d'Europa, l'Eurofighter Typhoon. Ma quanto è grande il contributo dell'Italia a questa immensa potenza aerea? Con la sua tecnologia avanzata, straordinaria manovrabilità e potenza deterrente sul campo di battaglia, il Typhoon è davvero imbattibile. In questo video analizzeremo tutti i dettagli dell'Eurofighter Typhoon di produzione italiana. Dal motore ai sistemi d'arma, dal ruolo nell'aeronautica militare italiana ai suoi potenziali rivali. Se siete appassionati di aviazione militare e tecnologie di difesa, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un like al video. Pronti al decollo? Il cockpit dell'Eurofighter Typhoon è progettato per soddisfare i requisiti dei moderni caccia da combattimento. Con un design ergonomico, tecnologia avanzata e un'interfaccia focalizzata sul pilota. È dotato di sofisticati sistemi avionici, display che garantiscono un'elevata consapevolezza situazionale e comandi che permettono al pilota di operare in modo efficace sul campo di battaglia. Il cockpit del Typhoon include un ampio heads-up display, HUD, tre multifunction display, MFD e un helmet mounted display, HMD. L'HUD proietta direttamente nel campo visivo del pilota le informazioni di volo, puntamento e altri dati critici, consentendogli di gestire l'aereo senza distogliere lo sguardo dagli strumenti interni. Gli MFD vengono utilizzati per visualizzare i dati radar, i sistemi d'arma, la navigazione e le informazioni di volo e possono essere gestiti tramite touchscreen e pulsanti di controllo. Nel cockpit è presente il sistema di controllo Hands-on Throttle and Stick, OTAS, che consente al pilota di gestire radar, armamenti e altre funzioni essenziali senza staccare le mani dalla cloche o dalla manetta. Questo sistema riduce il carico di lavoro del pilota, migliorando la rapidità e l'efficacia decisionale in combattimento. Il cockpit è inoltre dotato del Direct Voice Input, DVI, un sistema di comandi vocali che permette al pilota di attivare alcune funzioni tramite la voce. Ciò consente di eseguire operazioni senza dover rimuovere le mani dai comandi, aumentando l'efficienza operativa e la sicurezza in combattimento. Il Typhoon presenta un cockpit full glass, ovvero privo di strumenti analogici tradizionali. Tutti i dati di volo e missione vengono visualizzati su schermi digitali. Inoltre, è compatibile con i Night Vision Goggles, NVG, consentendo al pilota di operare efficacemente anche in condizioni di scarsa visibilità. Il sedile iettabile è un Martin Baker MK.16A, progettato per garantire la massima sicurezza del pilota, anche in caso di emergenza a velocità elevate e con elevate forze G. Il cockpit dell'Eurofighter Typhoon è stato sviluppato per garantire il massimo controllo anche a velocità elevate e durante manovre estreme, offrendo superiorità aerea e capacità multiruolo senza compromessi nel moderno campo di battaglia. Typhoon è dotato di un sistema di controllo di volo completamente digitale fly-by-wire. Questo sistema ottimizza l'aerodinamica dell'aereo, garantendo un'eccellente manovrabilità. In particolare, il design avanzato dell'ala a delta e dei canard, stabilizzatori orizzontali anteriori, offre un controllo massimo sia ad alte che a basse velocità. La cabina di pilotaggio è progettata con un'interfaccia completamente digitale, Glass Cockpit, ed è equipaggiata con un heads-up display, HUD, multifunction display, MFD e helmet mounted display, HMD, migliorando la consapevolezza situazionale del pilota sul campo di battaglia. Grazie al casco Striker 2, il pilota può individuare i bersagli semplicemente guardandoli e gestire i sistemi d'arma con maggiore efficienza. Il Typhoon è equipaggiato con il radar ASA e CRS MK2, Active Electronically Scanned Array, che consente di tracciare e ingaggiare più bersagli simultaneamente. Inoltre, il sistema di guerra elettronica DAS, Defensive Aids Subsystem, fornisce protezione contro i radar nemici, rendendo più difficile la rilevazione dell'aereo. Le capacità di data link e di guerra centrata sulla rete permettono all'Eurofighter Typhoon di condividere informazioni in tempo reale con altre unità aeree e terrestri. In questo modo, il pilota può ricevere dati di targeting e intelligence non solo dai propri sensori, ma anche da velivoli alleati e unità di supporto a terra. L'Eurofighter Typhoon è stato progettato come un caccia multiruolo con una capacità avanzata di trasporto di armamenti aria-aria e aria-superficie. Sviluppato dal consorzio di cui fa parte anche l'Italia,
Questo velivolo è equipaggiato con sistemi d'arma efficaci sia per missioni di superiorità aerea che per operazioni contro obiettivi terrestri e navali. L'Eurofighter Typhoon è dotato dei più avanzati sistemi missilistici per garantire la superiorità aerea. Questi missili hanno la capacità di neutralizzare velivoli nemici sia a corto che a lungo raggio. L'MBDA Meteor è un missile aria-aria a lungo raggio con guida radar attiva. Può raggiungere una velocità di Mach 4 e ha una portata superiore a 200 km. Grazie al motore Ramjet, mantiene un'alta velocità per tutta la durata del volo, risultando efficace anche contro bersagli manovrabili. LAIM 120 AMRAAM è un missile aria-aria a medio raggio con guida radar attiva, con un raggio d'azione fino a 100 km e un'elevata capacità di colpire bersagli in grado di sopportare elevate forze G. L'IRIS-T è un missile aria-aria a corto raggio a guida infrarossa. Con una capacità di ingaggio a 360 gradi, è efficace anche contro minacce provenienti da dietro. La sua elevata manovrabilità gli consente di superare le contromisure adottate dai velivoli nemici. LAIM 132 ASRAAM è un missile aria-aria a guida infrarossa progettato per garantire superiorità nei combattimenti aerei ravvicinati. La sua elevata velocità di intercettazione riduce al minimo i tempi di reazione. Il Typhoon può trasportare avanzate munizioni di precisione per attacchi contro obiettivi terrestri. Questi armamenti sono progettati con un'elevata precisione per neutralizzare sia bersagli fissi che mobili. Il missile da crociera Storm Shadow è un'arma a lungo raggio lanciata dall'aria. Con una portata di 560 km è ideale per operazioni in profondità. Grazie alla sua capacità di superare le difese aeree nemiche e ai sistemi di guida laser e GPS per una massima precisione. Il missile Brimstone è un'arma guidata di precisione anticorazza. Grazie ai suoi sistemi di guida radar attiva e laser, è altamente efficace contro bersagli mobili e corazzati, come carri armati, veicoli blindati e convogli nemici. Le bombe a guida laser Paveway 4 pesano 500 LB e utilizzano sistemi di guida laser e GPS per colpire con precisione bersagli fissi e mobili. Possono essere impiegate in qualsiasi condizione atmosferica, sia di giorno che di notte. Il Taurus Kebd 350 è un missile da crociera con una portata di 500 km e capacità di attacco in profondità. Grazie alla sua testata esplosiva perforante, può distruggere obiettivi sotterranei. Il cannone automatico Mauser BK-27, situato nel vano interno del Typhoon, ha un calibro di 27 mm e una cadenza di fuoco di circa 25 colpi al secondo. È un'arma efficace sia per missioni aria-aria che aria-superficie. Inoltre, grazie ai serbatoi esterni di carburante e alla sua avanzata capacità di trasporto di armamenti, l'Eurofighter Typhoon offre una grande flessibilità operativa, assicurando un'elevata superiorità sul campo di battaglia. L'Eurofighter Typhoon è equipaggiato con i motori turbofan Eurojet EJ200 ad alte prestazioni. Questi motori si distinguono tra i caccia moderni per l'elevata spinta, l'efficienza nei consumi e la ridotta necessità di manutenzione. I due motori EJ200, ciascuno in grado di generare una spinta con post-bruciatore di circa 90 kN, 20.000 lbf, consentono all'aereo di raggiungere una spinta totale di 180 kN, 40.000 lbf. Grazie al suo design leggero e compatto, l'Eurofighter Typhoon può raggiungere velocità elevate e possiede la capacità di supercruise, ossia può volare a velocità supersoniche senza l'uso del post-bruciatore. Questa caratteristica consente all'aereo di operare su missioni a lungo raggio con un consumo di carburante ridotto. La manovrabilità dell'Eurofighter Typhoon è ottimizzata grazie alla configurazione ad ala a delta e ai canard anteriori. L'ala a delta garantisce stabilità alle alte velocità, mentre i canard forniscono una maggiore portanza a basse velocità, migliorando la manovrabilità. Il sistema di controllo di volo elettronico permette al Typhoon di eseguire manovre estremamente precise e rapide. Il sofisticato sistema fly-by-wire traduce immediatamente i movimenti del pilota, assicurando un vantaggio nei combattimenti aerei. L'Eurofighter Typhoon è progettato per resistere fino a 9 G di forza, permettendo al pilota di mantenere il pieno controllo dell'aereo anche durante virate strette e manovre improvvise.
Inoltre, il Typhoon mantiene un'elevata capacità di controllo anche a basse velocità, offrendo un vantaggio significativo nei combattimenti ravvicinati. L'elevato rapporto spinta-peso garantito dai motori EJ200 consente al velivolo di decollare su distanze ridotte e di effettuare rapide salite verticali. L'eccezionale manovrabilità dell'Eurofighter Typhoon rende più difficile la sua individuazione da parte dei radar nemici e gli permette di eludere missili avversari attraverso cambi di direzione improvvisi nei combattimenti aria-aria. Inoltre, la sua stabilità anche ad alti angoli di attacco consente ai piloti di operare efficacemente in condizioni meteorologiche difficili e in scenari di combattimento complessi. Grazie alla sua aerodinamica avanzata e ai suoi potenti motori, l'Eurofighter Typhoon si conferma come uno dei caccia più efficaci sia in missioni difensive che offensive, mantenendo la superiorità aerea in ogni situazione. L'Eurofighter Typhoon, sviluppato anche con il contributo dell'industria aeronautica italiana, è uno dei jet da combattimento più potenti del cielo, grazie alla sua velocità, manovrabilità e ai suoi letali sistemi d'arma. Questo velivolo, che ha già dimostrato il suo valore sia nelle missioni di superiorità aerea che in operazioni multiruolo, continuerà a rappresentare la spina dorsale delle forze aeree europee anche in futuro. Ma secondo voi, l'Eurofighter Typhoon è uno dei migliori caccia da combattimento dei nostri giorni? Fatecelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.